assistere a una bella sfida tra Milan e Inter. L'11 titolare dell'Inter per questa sfida, con il numero 1 Jan Sommer. Madonna, vi giuro, Pierluigi Pardo non lo sopporto più. E ragazzi, derby numero uno della stagione. Spero veramente ce ne siano due quest'anno, perché la vedo molto dura. Questi non hanno preso gol oggi. Spero di sbagliarmi, ma la vedo male, la vedo malissimo. Ovviamente si va in nazionale, quello prende la botta, quello prende il primo stiramento, Kalulu si rompe. Io non capisco perché la Francia, già qualificata ai mondiali, fa giocare Maignan e lo spacca. Già qualificata agli europei fa giocare Kalulu, Fernandez e più danni della grandine. A volte veramente mi rifiuto veramente di capire. È vero che l'Inter dopo le soste delle nazionali ha sempre fatto fatica la prima partita, però poi semmai è un discorso che riaffronteremo nel post partita. A partita persa, Inzaghi queste partite non le sbaglia. Pioli sbaglia sempre atteggiamento, quando è remissivo, quando è di qui, quando è di là, e alla fine la pigliamo sempre nel culo. E ragazzi, live reaction numero 101. Per la numero 100 abbiamo fatto quella con la Roma, che vi ricordate benissimo. La numero 99 col Torino. Speriamo che la numero 101 porti fortuna. Ripeto, io voglio ricredermi, ma vedo oggi un Inter superiore. Poi c'è da far parlare il campo, per carità, ma io sono molto preoccupato. Più che altro mi preoccupa il fatto che non abbiano ancora preso gol. Noi abbiamo preso due gol veramente stupidi, e se prendi gol stupidi poi contro le squadre più forti prendi gol seri. Ci dovremmo essere, ragazzi. L'unica cosa che mi preoccupa è Kier, perché Kier, ragazzi, con la sua lentezza non so se riesce a tenere Lautaro. Poi magari Lautaro lo tiene, ciao. È però anche vero che Thuram non è l'ultimo scemo del carro, quindi sicuramente darà parecchio fastidio anche lui. Si darebbe le 6? Non lo so, preferivo di sera, a dire la verità. De Vrij probabilmente mostri dell'anno in cui si inizia il campionato non lo schiera. Stiamo solo aspettando te, veramente stiamo solo aspettando te. Vinizia, vabbè dai, per i primi 55 secondi non abbiamo preso gol. Stonks, ovviamente 124 anni di storia del Milan, proprio quando sono nato io dovevano giocare 5 derby in un anno. Hanno avuto 101 anni per giocare 5 derby in un anno, hanno aspettato che facessi questo lavoro qui. Pioli ha messo su un po' di pancetta. Thuram che vince il duello, può provare ad andare, c'è Dumfries su quel lato, la copertura, la parte Thuram, questo a casa mia è fallo, bravo. No, c'è ancora Thuram, seconda possibilità, palla sul fondo, palla dentro, non c'è nessuno, c'è Di Marco che tira un gol. Proteste rossoneri, non c'è niente. Proteste rossoneri, non c'è niente, ragazzi. Decimo derby di fila che andiamo sotto 1-0. Che si vinca o che si perda è sempre così. Prima azione che fanno, cioè ha tirato Di Marco. Anzi, non ha tirato, l'ha passata. Ha avuto una visione incredibile verso Mkhitaryan. Cioè, no, non c'è fallo qui. Non c'è fallo. Anche perché lo fischi subito o non lo fischi. Sempre così, sempre Pioli. Qua io devo incolpare Pioli. Finché Pioli allenerà il Milan, non di derby vinto ne vedremo di fare quello che voleva col contagocce. Calabria, palla lunga, la difesa, boom, detta Sommer. Cioè, io poi ne parliamo nel post partita, ma se il Milan in 4 derby ha fatto 3 tiri in porta, non sono i giocatori, non possono essere i giocatori, punto. Dopo 5 minuti, ragazzi, voi quando avete la palla in area fate una cosa sola, via. Cioè, non è che provate a vedere se c'è un compagno, via. Altro tentativo di apertura per Di Marco. Buono l'aggancio. Di Marco dentro verso Mkhitaryan. Lasciatelo solo tranquilli. Buona giocata con i tempi. Tanto è proprio lui quello che non ha fatto gol. Tanto il Milan soffre le squadre che si chiudono, no? Ormai è un dato di fatto. Solo che se la squadra che si chiude modestamente è il Verona, magari picchia, poi ce la fai. Se una squadra è un tantino più forte, non ce la fai. È matematico, non ce la fai. Perché il Milan non ha mai perso con la Roma? Perché la Roma gioca con la difesa a centrocampo, non si chiude. E il Milan a Roma la tartassa ogni volta. È così. Come c'è un avversario che abbassa un attimino la difesa, il Milan manda default. Cioè, non avete chiuso una triangolazione non in due, in tre. Altra apertura della zona di Calabria che può provare a fare. E che cazzo?
La triangolazione in tre non avete chiuso. Cioè io veramente a volte rimango stupito. Leao cross verso Giroud. Perché ovviamente non c'è un portiere in porta, no? Tu puoi mettere una palla alta quanto ti pare, lunga quanto ti pare, tanto non c'è un portiere in porta, no. Cioè io mi accorgo adesso che Krunic in 16 minuti non ha toccato palla. È rimessa dal fondo questo, testa di minchia. Basta con sti cazzo di lanci lunghi, basta! Loro non ne hanno fatto uno! Giocano sempre palla a terra! Ma è così difficile, cazzo! Non hanno alzato la palla una volta se non per battere i calci d'angolo! Saremmo 30-0 se giocasse a rugby! Ste palle alte! Verso Leao! Abbiamo toccato l'area piccola! Dopo 23 minuti! Traguardo enorme! Siamo arrivati a 2 metri dal portiere. Massimo è lui. Mi commuovo. Cioè tu stai perdendo e stai sperimentando non come fare gol, ma come entrare nell'area di rigore. E non mi viene a dire ma l'avversario è più forte, l'avversario devi affrontare al 120%. La facciamo anche tirare a Hernandez da casa sua. Matt Hernandez per Leao. Abbiamo tirato. Abbiamo tirato. Era fuori gioco. Quindi non conta nemmeno. Sì, era fuori gioco abbastanza netto. Palla verticale verso Giroud, spalla alla porta. Con il tacco verso Hernandez. No, aveva fatto un'azione incredibile. Fuori di nulla. Ha resistito. È rimasto in piedi. Basta giocare palla a terra. Basta giocare palla a terra, geni del cazzo. Basta tenere la palla bassa e qualcosa viene fuori. Bravi, avete scoperto l'acqua calda. Avete perso 5 derby di fila, compreso questo ormai, giocando palla a terra. Bravi, l'avete capito, cazzo. Cioè, avete perso perché loro giocavano a palla a terra, non si giocava a palla alta. Oh, ma è possibile che Di Marco sia continuamente solo? Terrane c'è Leao, dagliela. Verso Leao, a spazio Leao, va ancora Leao, palla con il destro. C'è nessuno! C'è nessuno! Ciao, non mi dica che tira. Si coordina, prova! Conclusione larga. Non mi dica che tira, tira. Così elaborata che Italian. Quindi Lautaro. Lautaro verso Dumfries, contropiede. Lautaro deve può andare Dumfries che va a cercare Thuram. Va a cercare Thuram, ma facci, ciao, facci! Ti è passata la palla davanti. Gol sul contropiede. Cosa vi ho detto? Il Milan farà la partita finché l'Inter non troverà il 2-0 su contropiede. Che poi è una stronzata, perché quella palla lì, ciao, la prendeva con la punta dell'uccello. Fanno un gol su contropiede e il Milan smette di giocare, cosa che non è che prima già facesse. No, no, ma è giusto così. Quando dissi che Pioli andava cambiato dopo lo scudetto, quando lo dissi e mi sono trovato tutti i miei tifosi contro, Pioli va cambiato dopo lo scudetto perché se gioca così il prossimo anno si soffre, e ci ho avuto ragione, perché abbiamo collezionato una figura di merda dietro l'altra. Avete avuto il cambio di dirigenza quest'estate, ve l'hanno messa lì e non lo avete fatto. Adesso ve lo puppate voi, ve le puppate voi ste cose. Io lavoro, guadagno uguale, che il Milan vinca, perda o non esista più, voi no. Il Milan stava crescendo. Arriva qui l'Inter. Un momento in cui il Milan stava crescendo. Cazzo, il Milan non deve crescere, il Milan deve arrivare cresciuto. Cioè sembra che il Milan faccia un'azione dove annusa l'area di rigore. Oh, va bene, va bene, va bene, perché complimenti, piano piano. Non esiste il mattoncino dopo mattoncino nelle partite così. Non esiste il mattoncino dopo mattoncino. Adesso ovviamente ogni contatto che c'è rotolano per terra, fa parte del gioco. A parte invertite, quattro galassi più là l'avremmo fatta anche noi. Milan ovviamente non deve disunirsi, l'Inter deve mantenere. Il Milan non deve disunirsi, ma perché è unito il Milan? Altra palla alta! Non mi dica che fa calcio la punizione a Giroud, Calcio e punizione che Giroud tirerà in curva nord. Parte col. Appunto. Ma perché ci indovino sempre?
Ci indovino sempre. Punizione che Giroud tirerà in curva Nord. E ci indovina sempre. Quando ci sono i derby, scrivetemi su Instagram. Scrivetemi. Vi dico come andrà il derby dall'inizio alla fine. Vi faccio fare un casino di soldi. Giuro, vi faccio fare un casino di soldi. Quando c'è un calcio punizione, chiedetemi, Adri, come. Ve lo dico io. Il primo tempo finisce. Datemi retta. Ci siamo rotti il cazzo di queste cose. Ci siamo rotti il cazzo. Poi magari mi vincete col Newcastle, mi vincete col Verona. Non me ne frega niente. Niente. Iniziamo questo secondo tempo di supplizio. Che vedevo lì. Ma perché le partite non durano 45 minuti? Ma tanto la squadra ha già vinto, ha vinto. Basta. Cioè nel 2023 5 derby non si è fatto un gol. Vincerli, lasciamo perdere, un gol. Un gol. Madonna Calabria, Madonna Calabria, Madonna Calabria, Madonna Calabria, Madonna Calabria, Madonna Calabria, Madonna. Cioè io mi chiedo, no? C'hai uno in panchina, si chiama Alessandro Florenzi. Non sarà un fenomeno. Non lo è mai stato. Forse ha avuto il potenziale per esserlo. Chiede di una lentezza assurda. Assurda. Almeno Tomori corre. Difende a merda, ma corre. Questa è una mummia del cazzo. Reinders, ma vaffanculo. Vai, va anche te. Vai, vaffanculo. Madonna Calabria, non prende una palla in volo. Pollo al volo, ragazzi! Non ne ha azzeccata una in 56 minuti e 40 secondi! Non ne ha azzeccata una! Bello il secondo gol, eh? Bello, bello. Ma cosa cazzo cammini? Sì, perché c'è la possibilità per il Milan. Leao. Non fa gol. Gol. Prova il gol dell'1-2. Gol di Leao. 2-1. Leao! Perfettamente pescato. Gol di Leao. Sotto porta, nella conduzione. Me ne frega un cazzo, state giocando da cani. State giocando da cani. Da cani. La stava parando Sommer, eh? La stava parando. Quinto derby, primo gol. Ma ora mi aspetto il 3-1 tipo entro 5 minuti. Sì, qua adesso sono incazzati come una iena, sicuro. Leao. Leao prova ad andare lui. Verso. Sbaglia al momento. Verso sto cazzo, Leao. Verso sto cazzo. Ste palle alte. Ste palle alte. Queste palle alte. Avete scassato la minchia. La minchia. Come abbiamo fatto gol? Con la palla bassa. Chissà perché abbiamo fatto gol con la palla a raso terra. Hernandez, 4 partite, 4 cartellini gialli. Però Inzaghi ha fatto la cosa giusta. Il Milan gioca a palla alta. Chi ha messo? Frattesi. E? Arnautovic. Mkhitaryan. Madonna ciao. Madonna ciao Caruso Augusto Maignan. Madonna ciao, sei inguardabile. Sei inguardabile. Inter è passato davanti il piede due volte. Due volte. Sei inguardabile. Çalhanoğlu che prova ad aprire. Palla che arriva verso l'Autaro. Çalhanoğlu, Lautaro Martinez. Questo è gol. Sterza. Sterza. Arriva Mkhitaryan che è completamente solo come sempre e fa gol. 3-1 Inter. L'azione perfetta dell'Inter. Con tante giocate tecnicamente. È incredibile come io indovini sempre che fanno gol da quando parto da centrocampo. E ancora una volta, sai cosa? La palla alta di Maignan. Cleo la prende, gli altri non ci arrivano, perché ovviamente quando la palla è alta si tuffano tutti verso la palla. Loro la chiudono in 2 la triangolazione, noi non la chiudiamo in 4, anche se il triangolo ha 3 lati. Lasci il giocatore solo e fa gol pure sul primo palo. Perché non esulti al gol? Perché tanto poi succede questo. Ma se poi avessi fatto il 2-2 avresti esultato? No, perché non l'avremmo mai fatto. Quindi, cioè, ma guardate, loro c'hanno sempre 3 uomini dietro fissi. Sale bastoni, ogni tanto sale bastoni. Ma le volte che loro perdono palla davanti, il Milan riparte, sono già tutti dietro schierati. Noi 3 gol così. Zaghi chiede, messa con le mani a cercare Lautaro in mezzo, il colpo di testa in anticipo. Rigore. Non ha dubbio il direttore di gara.
Vai, così chiudiamo tutto e siamo a posto. Calabria che non rientra sul secondo gol. Ciao che fallisci, Kier che è lento, Hernandez che fa fallo. Magnan che prende gol sul primo palo. Vabbè, tira il rigore Çalhanoğlu, farà gol, farà così e noi chiudiamo il video, non c'è problema. Avrà anche lui il suo momento di gloria quest'anno. Dai, fai il 4-1. Già pronta la tastiera del Mac. Parte col destro. Ciao. A posto, ci si vede per la Champions League.